Certo, io ringrazio Lucio Olivetti per le gentili parole che ha avuto nei miei confronti e per avermi invitato a questa iniziativa che ritengo molto importante. Allora, un bambino non è un piccolo adulto, un aforisma questo che va bene per qualsiasi attività di radiologia pediatrica e per qualunque personaggio, qualunque figura sanitaria che abbia a che fare con i bambini. Parliamo di una popolazione che va da 0 a 18 anni e che spesso è di taglia così piccola da essere difficilmente riconoscibile in un ambiente affollato come quello di una patologia neonatale. È una popolazione tuttavia numericamente consistente se pensiamo che negli Stati Uniti, per motivi certamente immigratori e non per la fertilità, è aumentata moltissimo ed è passata dagli anni 50 al 2005 da 47 milioni a 73 milioni. E nello stesso tempo, tuttavia, questa popolazione percentualmente rappresenta è passata dall'80% rispetto alla popolazione generale al 25% nell'arco di una quarantina d'anni. Sono percentuali queste presenti anche in Europa. In Europa siamo abituati a considerare la popolazione pediatrica tra 0 e 14 anni e rappresenta circa il 15%. In Lombardia quindi dovremmo avere 1,5 milioni di bambini, nella provincia di Cremona circa 45.000. Sono numeri questi che considero abbastanza importanti in considerazione del fatto che delle tecniche diagnostiche comuni come la risonanza magnetica, la PET e la TAC sono purtroppo aumentate moltissimo negli anni, passando da circa 3.100 esami ogni 1.000 pazienti arruolati a 4.250 nell'arco di una decina d'anni. Una buona parte di questi esami è fatta su neonati pretermine, nonostante la percentuale di donne che si fa seguire nel primo trimestre di gravidanza sia nettamente aumentata. La prematurità, infatti, è aumentata di circa il 20% nelle ultime due decadi. E questo aumento è dovuto prevalentemente a un aumento del 42% delle nascite gemellari. In Europa voi sapete che i pretermine rappresentano circa il 5-9%, una percentuale nettamente superiore a quella degli Stati Uniti, che va dal 9 al 13%, in alcuni stati anche al 20%. Quello che noi sappiamo è che una buona parte, tutto sommato una bella fetta di neonati termine presenta delle malformazioni congenite che si attestano attorno al 5% secondo il database del Vermont Oxford. Le situazioni tuttavia con le quali sia i pediatri che i radiologi si trovano a doversi confrontare sono molteplici, comprese le lesioni traumatiche provocate volontariamente sui minori. Ma se entriamo nel cuore della relazione, vediamo che il bambino è un organismo in continua evoluzione. Pensate solamente che il cervello di un neonato alla 34esima settimana pesa il 60% del cervello di un neonato di 39 settimane. Questi continui e rapidi cambiamenti determinano grandi differenze con l'adulto e finiscono per condizionare sia l'iter diagnostico che le scelte terapeutiche. Le differenze con l'adulto possono essere fisiche, farmacocinetiche e psicologiche. Le proporzioni, cioè nell'ambito delle differenze fisiche, ricordo le proporzioni, cioè i rapporti tra i singoli segmenti corporei che cambiano in maniera molto rapida. La testa al secondo mese di vita fetale rappresenta circa il 50% della lunghezza totale del feto, alla nascita è un quarto, a 2 anni è un quinto, a 7 anni, a 15 anni è un settimo. È un po' la sorte che
che ha anche sul rene neonatale, che rappresenta un terzo del volume renale alla nascita, nel neonato a termine. L'aumento ponderale cambia rapidamente, è molto rapido e raddoppia al quarto mese di vita, mentre triplica all'anno. Non segue la stessa sorte la superficie corporea, che tutto sommato aumenta non di tantissimo nell'arco di un anno, ma questo ha delle conseguenze perché maggiore è la superficie corporea e maggiore è l'aumento della dispersione di calore e di liquidi. I liquidi rappresentano nel neonato a termine circa il 75% del peso, nell'adulto il 50-60%. La maturazione puberale segue delle tappe analiticamente codificate secondo degli schemi che sono quelli di Tanner, che coinvolgono sia la maturazione sessuale nel maschio sia la crescita delle mammelle nelle femmine. Questo sviluppo neuroendocrino è preceduto dalla maturazione scheletrica. Noi sappiamo che l'età scheletrica è più importante dell'età staturale. Ci sono poi delle differenze farmacocinetiche che sono molto importanti tra gli stessi gruppi di bambini di età quasi simili, cioè tra gli stessi neonati a termine e i pretermine, tra il lattante e il bambino, tra i bambini e gli adolescenti. Sia per quanto riguarda la velocità, la via di somministrazione di un farmaco, che l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'escrezione. È facile pensare che prima di somministrare un antibiotico o qualcosa per bocca si debba pensare alla palatabilità e al fatto che possa provocare vomito e rigurgito. Prima di pensare a somministrare un farmaco per via inalatoria bisogna accertarsi che possa essere facilmente assorbito, e quindi deve prevedere un ispirio profondo adeguato. Tutti noi sappiamo quanto sia difficile reperire un accesso venoso in alcuni bambini. Anche la distribuzione dei farmaci cambia. Il Rocefin, che è un farmaco di utilizzo molto comune in età pediatrica, si lega, entra in competizione con la bilirubina nel legarsi all'albumina, soprattutto nel neonato. Il metabolismo deve tener conto della maturazione delle cellule epatiche e della capacità di glicuronazione. Per quanto riguarda l'escrezione, bisogna ricordare che i reni del neonato sono molto differenti da un punto di vista morfologico da quelli dell'adulto, ma è cambiata ovviamente anche la funzione, quindi la funzione è molto ridotta e la velocità di filtrazione glomerulare in un neonato a termine è di 2-4 ml al minuto contro gli 8-20 al terzo giorno di vita. Sembra che la velocità di filtrazione sia correlata alla percentuale di gittata cardiaca che è diretta verso il rene, e che alla nascita, nelle prime ore di vita, è di circa il 5%, diventa il 10% alla fine della prima settimana, mentre è il 25% circa nell'adulto. I mezzi di contrasto stessi che vengono utilizzati quasi di routine in radiologia possono provocare dei danni tessutali. Se pensiamo, i contrasti iodati possono dare delle complicanze renali, probabilmente per una vasocostrizione. È importante sapere questo, è importante raccogliere l'anamnesi, perché se quel bambino contemporaneamente sta assumendo un aminoglicoside che tipicamente, oltre che essere ototossico, è nefrotossico, rischiamo di fare un danno. Ci possono essere reazioni anafilattiche, da un semplice starnuto a un edema laringeo, delle reazioni generali, degli stravasi con la comparsa poi di necrosi cutanee. Allora qui bisogna ricordare che le vene dei bambini sono, soprattutto dei neonati, particolarmente sottili e che spesso i neonati piangono.
ma qualche volta purtroppo non piangono e quindi non ci dicono, non danno un allarme se il farmaco sta uscendo e sta provocando un danno. Il gadolinio può dare un'insufficienza renale e una forma che è stata scoperta recentemente che si chiama fibrosi sistemica nefrogenica con comparsa di placche cutanee a partenza dagli arti inferiori via via su fin verso l'addome. Il bario, se stravasa in cavità peritoneale, può dare facilmente delle aderenze, se invece finisce nell'albero respiratorio, delle polmoniti. E tutto questo ci fa capire quanto sia importante avere a disposizione in ogni reparto di pediatria dei vademecum che, come dire, dettino chiaramente sia la posologia che le tecniche di diluizione e di precauzione nell'utilizzo dei farmaci. Ci sono poi delle differenze psicologiche. È facile fare un esame tutto sommato a un neonato e a un lattante dei primi mesi di vita. Basta tenerlo in un ambiente caldo, tranquillo, senza rumori, qualche volta con la pancia piena, ma anche con la pancia vuota, se è opportuno avere la pancia vuota per effettuare un esame, maneggiarlo con cura ed eventualmente utilizzare un gel riscaldante. Direi che questo è estremamente importante. Il lattante a partire dai 9 mesi di vita collabora di meno, inizia ad essere diffidente, riconosce le persone che non hanno a che fare di norma con lui, le mani fredde gli danno particolarmente fastidio, è utile che stia in braccio al genitore, che gli parli, deve essere un genitore anche abbastanza bravo, insomma, da parlare con lui, aumenta, e questo aumenta sicuramente la tolleranza al dolore. I problemi iniziano con il bambino, soprattutto col bambinetto di 2-3 anni, dopo i 3 anni collaborano un pochettino di più, bisogna spiegare come avviene l'esame, sono spaventati, bisogna prendersi qualche minuto di tempo prima di iniziare l'esame per spiegare al bambino che cosa gli succederà o che cosa non gli succederà, perché è spaventato per qualsiasi cosa, compresa quella che non gli farà male. E quindi nessuno di noi può presumere che una semplice radiografia del torace possa essere del tutto traumatica in un bambino. Non dobbiamo pensare che se abbiamo a che fare con un 14enne possiamo fargli qualsiasi cosa, perché le porte devono rimanere chiuse, non ci può essere gente estranea che va e che viene, aumenta in loro lo spirito polemico. E io mi sono domandato che cosa chiediamo più spesso noi pediatri e ai radiologi. Di avere informazioni, di riconoscere ovviamente radiogrammi di normalità di torace, addome e scheletro, di conoscere radiogrammi più frequenti di neonati e bambini patologici, magari ricoverati in patologia neonatale, quadri di normalità dei vari presidi e dei cateteri e di identificare problemi ortopedici più frequenti in età pediatrica. Non so, qua questo è un polmone umido e quest'altra è un quadro di RDS. Anche i radiologi hanno il diritto di sapere, di avere a disposizione il maggior numero di informazioni possibili. Noi comunichiamo troppo poche informazioni ai radiologi e pretendendo però da loro di avere la diagnosi esatta. Questo non è possibile se noi non li informiamo correttamente su quello che sul radiogramma e sulle notizie cliniche dei bambini. Questo di sinistra è un bambinetto che, pur pesando 860 grammi alla 27esima settimana, era figlio di una mamma che ha fatto la maturazione polmonare, quindi il quadro polmonare è tutto sommato discreto. Quest'altro pesava 1 chilo di più, era di 30 settimane, la profilassi non l'aveva fatta. Quindi, insomma, queste sono notizie che tutto sommato noi radiologi dobbiamo dare e loro le devono pretendere. Riconoscere la posizione dei tubi sondini, cateteri, ovvio, un catetere venoso ombelicale forse un po' alto, un tubo endotracheale, un sondino nasogastrico, queste sono cose che ci dovete dire, insomma, che noi ci aspettiamo che ci diciate, perché
un sondino ombelicale che nel 2003 va a finire nella porta a distanza di 6 anni, per un esame eseguito per altri motivi ci può far dimostrare la presenza di una trombosi portale e poi di un cavernoma portale. Anche i cateteri venosi percutanei centrali sono sottilissimi, quasi non si vedono, vanno dove vogliono e provocano possono provocare grandi problemi. Qui passa da una succlavia a succlavia, qui c'è un tamponamento cardiaco, un trombo, uno stravaso, perché è finito in una mammillare. Vabbè, non sto qua a dirvi altro, una stenosi del piloro, un ileo da meconio, un'epatomegalia, un emangio endotelioma epatico, un nefroma mesoblastico, una stenosi duodenale. Per quanto riguarda i problemi ortopedici, voglio dare solamente due flash. Le fratture, tanto per esemplificare con un esempio quanto sono differenti i bambinetti. Le fratture facciali sono molto meno frequenti nei bambini e tanto meno frequenti nei neonati. Tant'è che solo il 5-15% delle fratture facciali avviene in età pediatrica. Questo semplicemente per il fatto che le bozze frontali, quindi la volta cranica, è molto prominente rispetto al naso e alla mandibola. Successivamente la pneumatizzazione dei seni paranasali funzionerà da cuscinetto a difesa e che progredisce fin verso la pubertà, quindi con delle tappe chiaramente sottolineate. Il problema ortopedico è anche un problema ortopedico dipendente da un'infezione. Le infezioni sono estremamente frequenti, tanto più frequenti nei neonati piuttosto che nei bambini. Questo bambino era già andato a casa, era un ex grave prematuro, aveva messo un catetere venoso periferico per una terapia antibiotica, probabilmente gli ha dato un'infezione. Alla fine, a distanza di 10 giorni, c'era questa lesione e a distanza di un mese quest'altra. Quindi abbiamo detto più sensibili, più suscettibili alle infezioni. Non possiamo pensare che un bambino affetto da una genodermatosi oppure da una meningite meningococcica, nel caso debba fare un radiogramma, debbano essere spostati, mobilizzati. Dobbiamo avere a disposizione in qualche cosa delle culle oppure dei lettini cosiddetti chirurgici che prevedano un cassettino dove mettere la lastrina, insomma. L'età pediatrica è più suscettibile anche alle radiazioni. È una cosa, un argomento che non dovrei di cui non dovrei parlare certamente io, perché voi siete molto più competenti di me, conoscete il concetto dell'acronimo ALARA. Di fatto i bambini sono molto più radiosensibili e le femmine lo sono ancora più dei maschi. In Italia c'è una legge, che è quella del 187 del 2000, che ha fatto proprio una normativa europea che dà, diciamo, detta delle regole abbastanza precise. Il rischio di avere un cancro è molto aumentato, lo si può vedere bene in questo grafico, in un bambino di 4 anni è 3-5 volte superiore a quello di un adulto di 40. Ci sono, perché noi enfatizziamo in questo caso il ruolo, a questo proposito il ruolo dell'attacco, ma è perché l'esposizione radiologica è aumentata negli Stati Uniti moltissimo negli ultimi anni, di circa il 600%. E tra le metodiche che utilizzano radiazioni ionizzanti, certamente l'attacco è quella forse meno usata, nel senso che rappresenta l'11% delle metodiche, ma è quella che ci dà la maggiore esposizione radiologica, che in questo caso, secondo questo lavoro, era del 49%, ma che arriva fino al 70-75%. Questa signora Schulman ha fatto un paragone tra le dosi, diciamo, che vengono emesse
per ciascun esame semplice, come può essere una radiografia del torace, un addome semplice in duplice proiezione, e quelle che noi riceviamo per per radiazioni naturali. Quindi una radiazione, un RX del torace equivale a 3.6 giorni di irraggiamento solare, una radiografia dell'addome a 6 giorni, però c'è un attacco della pelvi a 20 mesi, ovviamente un'ecografia a 0 giorni, 0 ore. Sottolinea anche il fatto che ce ne dobbiamo ben guardare dall'accingerci a fare un esame se il bambino non è collaborante, cioè se noi pensiamo che questo bambino possa muoversi perché non l'abbiamo sedato, forse è meglio se non cominciamo neppure l'esame, perché vuol dire che lo esponiamo a una dose doppia di raggi, perché poi alla fine questo esame andrà rifatto, e perché dal primo non abbiamo ottenuto nessun tipo di informazione utile. E peraltro noi dobbiamo continuamente verificare cose con le quali insomma mi devo confrontare quotidianamente in reparto. Dobbiamo verificare la corretta posizione dei bambini durante l'esecuzione dell'esame. Qui non possiamo allontanarci di 10 metri e scattare, perché se quello nel frattempo si è mosso, la nostra radiografia del torace non va più bene. Quindi utilizziamo i vecchi camici che funzionano sempre bene. Noi pediatri siamo tra coloro che conoscono meno gli effetti delle radiazioni, quindi, e anche le dosi che vengono utilizzate per i più comuni esami. E quindi questi universitari della RUR hanno visto, facendo un sondaggio, che c'è una sottostima del 6% nelle radiografie del torace dell'adulto, ma nel bambino aumenta la sottostima al 22%. Per l'attacco è sottostimata del 56%, in compenso siamo in grado di inventarci una sovrastima del 14% per la risonanza. Non vogliamo né noi né voi essere costretti a negare, perché non la facciamo, ma non ce la devono neppure chiedere, un attacco per un cefalematoma oppure per un semplice tumore da parto, purtroppo è successo. E dobbiamo evitare o restringere il campo quando facciamo le semplici radiografie del torace. Una semplice radiografia del torace può essere, ci dà un irraggiamento minimo, va bene, rispetto all'equivalente, corrisponde a un centesimo di quelle che derivano da un attacco, ma questo non ci deve autorizzare a farle a go-go, perché un neonato pretermine di gente 2 o 3 mesi in una patologia neonatale ne farà una 50 di radiografie del torace. Le tavole cosiddette di Merrill che vengono utilizzate prevedono una collimazione che va dalla mastoide alla cresta iliaca, però in questa maniera noi irradiamo parecchio il bambino senza avere delle notizie cliniche aggiunte. Questo è un nostro ex grave prematuro che pesava 1,3 kg, si era cavata bene fino al momento della dimissione, purtroppo ha iniziato a presentare una difficoltà respiratoria, ha fatto una radiografia del torace, però poi alla fine è saltata fuori una radiografia dello scheletro, ecco, questo non lo possiamo avere. Quindi concludo in due parole dicendo che tutti noi dobbiamo essere consapevoli, noi pediatri, voi radiologi, il tecnico di radiologia, le nostre infermiere, le vostre tecniche di quanto viene fatto al bambino in termini di rischio e di quanto viene fatto per il bambino in termini di a favore del bambino. Quindi freniamo la nostra mano e prima di fare qualche cosa pensiamo a quello che stiamo facendo. Grazie. Grazie Carlo, ancora rosso per la vergogna, per l'ultima radiografia che ho visto del bambino che ha fatto una radiografia dello scherzo.